Sono sicuro di poter parlare anche per i miei amici quattro quinti, quanto ad aspettative e all'urgenza, che sono cose che cercherò di mettere vicine. Allora, noi ci preoccupiamo prima di ogni altra cosa di fare musica e di farlo mirando a quelli che sono i nostri criteri da ascoltatore. E che, come si è detto, sono criteri da onnivori, sempre da ascoltatori. E ci piace un po' tutta la musica, sia quella di intrattenimento che altra, come si è detto, la musica da film, la musica del teatro, alla sperimentale. Cerchiamo di fare un minestrone, scusate, di questi generi. Appunto, cercando di non mortificarci noi come ascoltatori, cioè noi come ascoltatori cosa ci piacerebbe sentire? Non abbiamo forse la pretesa, insomma, di riuscire, però insomma, questi sono i nostri intenti e le nostre mire. Tutto ciò premesso, un po' anche c'entra anche Sanremo, ci vogliamo. Noi facciamo quello, cerchiamo di farlo. Appunto con questi intenti, dopodiché, se le cose funzionano ancora meglio, se non funzionassero, e noi siamo contenti, diciamo, del nostro parto, abbiamo vinto, non so come dire. Poi, se vengono due persone o 200.000, come è successo anche quello in grossi festival, forse cambia perché ci dà la possibilità di continuare in un certo modo, però ecco, da un punto di vista artistico, la nostra urgenza pagata, se vogliamo. Prima di tutto ci tengo a sottoscrivere quello che ha detto John, che cioè secondo Lo puoi me, dire meglio, lo puoi dire meglio. no, è semplicemente che la qualità della nostra musica è garantita proprio dalla nostra puntigliosità come ascoltatori e anche dalle nostre differenze, dalla dimensione democratica e soprattutto dialettica che c'è all'interno del nostro ménage. Per cui se esce fuori qualcosa a fatica, deve piacere a tutti e cinque e quindi già quello vuol dire che insomma può piacere a molti. Quindi siamo nati così, siamo fatti così. Certo, questo modus operandi chiaramente rallenta i lavori, noi siamo molto lenti nel produrre, spesso crea frizioni all'interno della band, insomma, se c'è stata anche un'interruzione, una separazione, sicuramente anche le differenze di vedute a livello artistico hanno in qualche modo contribuito, però, ripeto, alla fine è anche un pregio, no? Perché quello che viene realizzato per forza di cose deve piacere a tutti e non siamo certo degli ascoltatori che si accontentano, insomma, siamo abbastanza sofisticati, così come direi buona parte del nostro pubblico. Se siamo tutto sommato soddisfatti, del feedback, cioè di come il nostro prodotto è stato. Beh, mi verrebbe da risponderti di primo acchito sì, e lo testimonia il fatto che dopo 25 anni la gente, c'è qualcuno che fa i salti di gioia perché riproponiamo quel materiale. Quindi sì, e quello è più appagante, perdonatemi, di qualsiasi recensione lusinghiera che qualsiasi giornalista possa scrivere, il fatto che ci sia davvero dal basso un entusiasmo del genere vuol dire che veramente anche stupendoci noi stessi della cosa, vuol dire che la gente non ci ha dimenticati dopo tanto tempo, quindi vuol dire che ci ha apprezzati, forse ci ha capiti. 25 anni fa, poi eravamo così abbastanza giovani, ingenui, le cose succedevano, noi le vivevamo, forse abbiamo sbagliato dal punto di vista del marketing praticamente tutto, nel senso non abbiamo pensato sicuramente alle nostre tasche, non abbiamo forse
munto la vacca, quanto potevamo farlo, ma perché a noi ci piaceva di suonare e ci piaceva di guardare il pubblico mentre lo facevamo e vedere in loro, no, l'attenzione, la curiosità e l'apprezzamento. Quindi, ritirando le fila, sì, se siamo qui adesso vuol dire che siamo stati capiti. I vecchi fan hanno risposto immediatamente, come abbiamo detto, e in maniera soddisfacente, per quanto non avessimo nessuna aspettativa, dicevamo. Oltre ciò, però, appunto, io comunque vorrei ricordare che in occasione di questa notizia della reunion si sono fatti vivi anche alcuni giovani. Magari una minoranza, però dal mio punto di vista significativa. In questi anni ho visto i genitori che venivano a vedere i concerti che portavano i loro figli. Nei messaggi è stata confermata questa attitudine, questo approccio. Insomma, in questi anni è successo che qualche giovane sia venuto dietro il palco e dirmi aveva fatto bene mio padre a dirmi di venire. Oggi, anzi, domani comprerò il lettore del vinile. Adesso arrivano i nipoti, insomma. Questione Ormai di tempo, la terza generazione, ormai. Vabbè, insomma, questo lettore del vinile però me lo devo prendere anch'io. sì, sta Incredibile, tornando di ragazzini, moda. non sanno neanche più cos'è un CD, i giovani, insomma, i ragazzini. Vabbè, insomma, è cambiato il mondo. Lo sappiamo tutti. Possiamo anticiparlo, insomma, nella scaletta sono comprese anche le cover. E qui si potrebbe aprire, ma non lo facciamo perché sennò ci dilunghiamo troppo. Il significato della scelta e dell'esecuzione di una cover per il Quinto Rigo è un discorso complesso, insomma, non sono autori o brani pescati a caso o fra i classici solo perché sono famosi, insomma, per noi suonare, eseguire una cover, riarrangiarla completamente a modo nostro, è, diciamo, brevemente un modo per metterci in dialogo con i grandi del passato, quindi hanno un valore notevole, insomma, che trascende quello della semplice cover o del semplice remix, come comunemente lo intendiamo. Quindi è chiaro che una cover per noi si tratta di toccare una reliquia con la sacra riverenza che si può avere per questi autori, a cui possiamo aggiungerne altri, Jimi Hendrix per esempio, e anche così il tentativo di emulare, però a modo nostro, nella maniera più libera possibile, i mostri sacri, insomma, della storia della musica. O John, aggiungi tu se liberamente. Io sono sempre d'accordo con Valentino e come non mai nell'ultimo periodo. Sì, anche perché per 20 anni. Ma lo confesso qui, è tutto vero. Così facciamo anche un po' di outing. La scelta delle cover, oltre a quel che ha detto Valentino, implica naturalmente misurarsi, appunto, come dice, spesso con i mostri sacri. Spesso con quelli che abbiamo amato, magari non tutti, perché nel caso di Highway Star, ecco, c'è anche una componente giocosa. Nel senso, io credo che Valentino sia anche d'accordo che il testo di Highway Star sia terribile e che parli di cose veramente scadenti e forse anche maschili. È un pretesto più che un testo, insomma, spesso nel rock è Infatti, così. la scelta delle cover può anche toccare questi aspetti qui, e in quel caso specifico, proprio perché ben si prestava
idealmente ad una, almeno dalla nostra soggettiva, un possibile rifacimento. Ecco, era tutto abbastanza telefonato, nel senso le chitarre incisive in un certo modo, oppure quel famoso assolo, sicuramente sarebbe stato facile e divertente da reinterpretare. Chiaramente, mentre lo facciamo, siamo assolutamente calati nella parte e ci crediamo fino al midollo. Non grosse novità, se non fosse che appunto sono 25 anni che non lo rifacciamo. E per il momento, anche per non complicarci la vita, in rifacimenti, abbiamo deciso, insomma, di interpretarli al meglio, come diceva Valentino, così come sono stati scritti, ma anche perché, comunque, insomma, lo dico senza nessuna presunzione, comunque quei brani, sono stati scritti comunque al limite delle nostre capacità, musicali. E dunque, nella loro semplicità, alcuni risultano ancora essere ben architettati. E in ogni caso, appunto, poi, essendo una sorta di revival esplicito, anche noi da ascoltatori, forse gradiremmo che fossero eseguiti esattamente come ci sono piaciuti quella volta, ecco. Dimensione sarà grosso modo quella del club, del live club, non troppo grande, non troppo piccolo. Abbiamo un po' tastato il terreno, forse ci siamo resi conto che abbiamo mirato in basso perché effettivamente i biglietti sono andati a ruba. Dopodiché ci sarà, ripeto, una seconda tranche, magari con spazi più ampi quest'estate. Quindi chi dovesse rimanere a bocca asciutta non si affligga, torneremo a Milano, a Roma e forse anche di più, anche più al sud, mi auguro, quest'estate. Sicuramente quella volta, quelle volte, e soprattutto la prima che forse ci ha concesso poi di bissare, era un altro tempo sembra, per quanto paradossale, era meno difficile di oggi. Ecco, quindi voglio dire, se Sanremo ci volesse, parliamone.